Il dolore è stato riconosciuto ormai come uno dei cinque parametri vitali da valutare, perché il dolore interrompe il normale flusso della nostra attività quotidiana. È perciò indispensabile che venga riconosciuto, valutato e trattato. Diciamo, almeno fino ad oggi, appunto, la cultura della terapia del dolore anche nel nostro ambito non è stata così approfondita. I pazienti emofilici, soprattutto i più adulti, diciamo adulti anziani, sono talmente, diciamo, abituati ad aver avuto il dolore, eccetera, che devo dire non fanno delle grosse richieste. Cioè, non chiedono molto, da questo punto di vista. Spesso hanno fatto il fai da te e quelli che hanno veramente, insomma, le problematiche più importanti, magari poi sono finiti anche cioè in un abuso di alcun, diciamo, di un certo tipo di antidolorifici. È possibile perché deve imparare a trattare il dolore nell'immediato, utilizzando farmaci a bassa tossicità, utilizzando farmaci in maniera magari più ravvicinata nel tempo, nel momento in cui ha dolore, ma deve creare il rapporto continuo con l'ematologo che lo segue anche dal punto di vista del miglioramento generale delle proprie attività. C'è una sinergia che ci deve essere tra l'ematologo curante e l'equipe che intorno all'ematologo si occupa del paziente. All'interno di questa equipe il ruolo del terapista del dolore sta prendendo uno spazio relativamente ridotto, uno spazio di consulenza a volte degli altri specialisti, non direttamente verso il paziente, ma comunque uno spazio finalizzato a trattare, come dicevamo prima, un sintomo così importante come il dolore. Sigliarti da sempre si è impegnato sul dolore, tant'è anche la scritta che c'è vicino al logo, è proprio impegnarsi per sempre contro il dolore, una vita contro il dolore. E quindi uno degli obiettivi della nostra società, che è l'unica forse che è accreditabile col Ministero secondo il decreto Gelli, è il nostro obiettivo di, anche nel campo dolore, di emanare linee guida per poter fare un po' d'ordine nel nostro mondo. Il lavoro di equipe è indispensabile, ognuno può arricchire con la propria esperienza e la propria professionalità, quindi ritengo che sia la base moderna per poter lavorare. Lei consideri che noi abbiamo un gruppo di studio che si interessa di malattie rare con finalità ben precise, quindi l'incontro di oggi è un incontro importante per noi, vogliamo portare avanti un documento perché, devo dire, purtroppo c'è ancora confusione. Parlare di dolore c'è ancora tanta confusione in qualità di trattamento, di specialità, perché è andata avanti così tanto l'evoluzione, cioè le conoscenze del dolore, che è nata la figura del terapista del dolore, che è fondamentale perché, ripeto, ci sono tante variabili. Anche per quanto riguarda le terapie, le conoscenze fisiopatologiche sono fondamentali alla base, senza le quali uno non può impostare una terapia del dolore. Che non deve convivere col dolore, deve convivere con i suoi familiari, e quindi noi dobbiamo avere l'obiettivo di eliminare il dolore. Lo possiamo fare. Più presto interveniamo, porteremo a casa risultati migliori. E più presto significa intervenire con l'equipe, c'è l'ematologo che ci può contattare e quindi insieme condividere un percorso. Ma il percorso lo stiamo condividendo oggi per cercare di portare avanti un documento e rendere a tutti i medici che hanno pazienti con emofilia di poter di prendersi in cura in maniera totale, a 360 gradi, avendo conoscenza della patologia e quindi di come poter intervenire nel curare il dolore.